Buongiorno, io sono Andrea Caiti, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Sono anche il coordinatore del corso di laurea magistrale in Ingegneria Robotica dell'Automazione. È un corso di laurea magistrale, quindi si rivolge a studenti che hanno già tutti conseguito una laurea triennale, tipicamente in materie ingegneristiche. Ma di cosa si parla nel corso di laurea magistrale in ingegneria robotica e dell'automazione? Beh, si parla dei robot e di scienza e tecnologia dei robot. Ora, la robotica è una disciplina che nasce nella seconda metà dello scorso secolo, del 1900, a cavallo fra l'informatica, la meccanica, l'elettronica e i controlli automatici. Si può definire in maniera molto generale un sistema robotico, così come un sistema di automazione, come la connessione intelligente tra percezione e azione. In maniera più astratta, questa connessione intelligente può essere rappresentata da questo schema a blocchi che mostra le connessioni fra tutti i componenti di un sistema di automazione. Vi è un sistema di controllo, l'intelligenza, il cervello, che manda comandi agli attuatori, che sono i muscoli, eseguono azioni fisiche, in genere attraverso sistemi meccanici, ma anche eventualmente idraulici o pneumatici, sull'ambiente. Gli effetti che hanno le nostre azioni sull'ambiente sono misurati da sensori, gli occhi, le mani, che inviano segnali di feedback, di retroazione al sistema di controllo. E sulla base di questo il sistema di controllo genera altri comandi e così via. Bene, nel corso di laurea in ingegneria robotica dell'automazione si imparano a analizzare e progettare tutti i blocchi che compongono un sistema di automazione e soprattutto le connessioni che li uniscono, come devono essere connessi, quali sono gli effetti di diverse tipologie di connessione. Con quali competenze si esce da questo corso? Beh, innanzitutto con delle competenze di tipo formale, cioè si impara a descrivere matematicamente, quindi è un corso di laurea in cui c'è tanta matematica, si imparano a descrivere matematicamente i blocchi e le loro connessioni che abbiamo visto prima. Si acquisiscono competenze di tipo sistemistico, e cioè competenze che consentono di risolvere problemi caratterizzati da elevata multidisciplinarietà in contesti tipicamente complessi. Si acquisiscono competenze di progetto, si imparano a progettare sistemi di automazione sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del compromesso costi-benefici e quindi a caratterizzarli anche da un punto di vista economico. E si acquisiscono in generale competenze di gestione o realizzazione di sistemi di controllo. Ho detto prima che si accede avendo già una laurea triennale. All'Università di Pisa, per esempio, si può accedere senza debiti, senza dover fare dei corsi, degli insegnamenti in più, acquisire dei crediti in più. Si entra in questa laurea magistrale da ingegneria biomedica, ingegneria gestionale, meccanica, informatica, ingegneria dell'energia e ingegneria elettronica, naturalmente, e delle telecomunicazioni. In quest'ultimo caso, per come sono organizzati i piani di studio all'Università di Pisa, bisogna scegliere fra gli opzionali consentiti nei corsi di laurea di elettronica e telecomunicazioni alcuni particolari esami opzionali. Si accede a robotica e automazione e i nostri laureati proseguono poi trovando lavoro nell'industria, facendo la libera professione o proseguendo la propria alta formazione attraverso un corso di dottorato. Abbiamo un curriculum unico, quindi non ci sono curricula diversi in robotica e automazione. In uscita c'è la possibilità di iscriversi all'albo di entrambe le aree, le aree dell'ingegneria industriale e o l'area dell'ingegneria dell'informazione. Vedete che la provenienza di laurea è sia dall'ingegneria industriale sia dall'ingegneria dell'informazione e questo è tipico della robotica e dell'automazione, e cioè è una disciplina che si pone a cavallo fra le due
aree caratteristiche dell'ingegneria. Sbocchi professionali. Beh, i nostri laureati lavorano nei più disparati campi, nel senso che praticamente in tutti i campi di tipo industriale c'è bisogno di automazione. Questo vale nell'area dell'automotive, quindi dell'industria automobilistica, della difesa, dell'aerospazio, della produzione di energia, delle industrie offshore, quindi industrie che lavorano nel mare, oppure naturalmente nelle industrie che producono componenti di sistemi di automazione. Immatricolati per anno? Beh, negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita del numero di immatricolati in questa laurea magistrale. Qui non sono riportati i dati dell'ultimo anno, in cui abbiamo avuto 97 iscritti, quindi un nuovo picco, un nuovo massimo. E trovano tutti lavoro i nostri laureati. Il primo lavoro mediamente lo si trova a 2 settimane dal conseguimento della laurea. In realtà a 3 settimane, però i nostri studenti sembra che mediamente inizino a cercare lavoro 1 settimana dopo la laurea e dopo 2 settimane trovano lavoro. Il processo è chiaro, ci si laurea, ci si sbronza per 1 settimana e poi si inizia a cercare lavoro. Dopo 2 settimane si ha il primo lavoro. A 3 anni della laurea lo stipendio medio è di 2.000 euro al mese netti. L'impiego è per la maggior parte nel settore privato, in particolare nell'industria quasi la metà dei nostri laureati, nei settori dell'ICT, dell'Information and Communication Technology, circa il 15%, 15% nella ricerca, che vuol dire nel dottorato di ricerca, e circa 7% nell'industria dell'elettronica. Come è organizzata l'offerta didattica del corso di laurea? Qui vedete degli insegnamenti divisi per anno e poi ogni anno per semestre, ma soprattutto colorati in maniera diversa. Gli insegnamenti verdolini sono gli insegnamenti obbligatori. Gli insegnamenti azzurrini sono insegnamenti facoltativi. In particolare questi azzurrini sono 3 insegnamenti, sono tutti al primo anno, e ne dovete scegliere almeno 2 su 3. Sono degli insegnamenti che servono in qualche modo a omogeneizzare le competenze vostre in ingresso, che possono essere diverse appunto sulla base della laurea triennale di provenienza. Per esempio, se avete una laurea triennale in ingegneria informatica, non c'è motivo per cui dobbiate seguire l'insegnamento di informatica e sistemi in tempo reale. È bene che voi seguiate gli insegnamenti di elettronica, sistemi elettronici per automazione, e termofluidodinamica e macchine. Così, se provenite da una laurea di ingegneria industriale, termofluidodinamica e macchine già li conoscete, ed è bene invece che seguiate sia il corso di informatica che quello di elettronica, e così via. I corsi obbligatori al primo anno sono dei corsi di base, con una forte componente teorica, anche se alcuni di essi poi hanno anche attività pratiche di laboratorio. Si parla di meccanica dei robot, uno dei mattoni di base, probabilità e processi stocastici, teoria dei sistemi del controllo, l'esame cardine su cui si poggia tutto il resto, e controllo digitale, controllo dei processi. Compare anche al primo anno un esame col colore grigetto, laboratorio di meccanica e meccatronica. Al secondo anno ne compaiono degli altri, dinamica dei veicoli, robotica aerospaziale e così via. Questi esami grigetti bisogna sceglierne sicuramente uno, sono 6 in tutto, da 6 crediti, ma tenete presente che poi avete ulteriori 2 scelte, attività a scelta dello studente, per cui di fatto sui 6 offerti ne potete seguire 3. Al secondo anno gli esami obbligatori sono esami di robotica avanzata, robotica, controllo e identificazione dei sistemi incerti, sistemi di guida e navigazione. Gli esami opzionali riflettono un pochettino la vocazione dei docenti che insegnano in questo corso e quindi sono esami che sono molto vicini alle attività di ricerca che ciascuno di noi segue. Vi è infine una prova finale da 18 crediti. Dal 2019 c'è un percorso che potete tutti seguire, che è il percorso cosiddetto Industria 4.0.
è costituito dall'esame di robotica, che tanto è obbligatorio, lo seguireste comunque, e dall'esame di modellistica e simulazione di processi di produzione discreti. Scegliendo questo opzionale, al momento della laurea vi viene anche rilasciato un attestato da parte del nostro dipartimento che dice che avete seguito il percorso Industria 4.0. Che cos'è Industria 4.0? Beh, Industria 4.0 è lo sviluppo ultimo dell'automazione industriale e dei sistemi di produzione. E consiste sostanzialmente a grandi linee nel introdurre nei sistemi di produzione una digitalizzazione spinta di tutti i processi, sia a livello costruttivo attraverso robot, sia attraverso lo scambio di flusso di informazioni dell'ingente quantità di dati che si può oggi raccogliere in un impianto e trasmettere nelle varie parti dell'impianto con i sistemi di comunicazione odierni. A questo proposito, Industria 4.0 ha la caratteristica di avere delle tecnologie abilitanti, che sono quelle che vedete su questa ruota, che sono trasversali alle discipline classiche. Vedete che per Industria 4.0 non è che si parla di informatica, elettronica, meccanica, robotica, ma si parla di tecnologie che sono trasversali a tutti questi campi e che si declinano poi in altrettante parole chiave importanti. Io non mi dilungo su queste parole chiave, voi se le volete leggerle, fermate il video e le leggete. La cosa invece su cui mi dilungo è che il nostro dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza da parte del Ministero dell'Università. Sono solo 20 dipartimenti di ingegneria in tutta Italia, non facoltà, dipartimenti, con un progetto proprio incentrato su Industria 4.0. È un progetto che si chiama CrossLab e che ha portato alla costituzione di 5 laboratori integrati, che sono i CrossLab. CrossLab è il nome del progetto, ma è anche il nome dei laboratori. E in questi CrossLab, che sono quindi sostanzialmente dei laboratori integrati, trasversali, rivolti all'automazione e che rispondono a una o più delle parole chiave di Industria 4.0, questi sono i laboratori in cui andrete probabilmente a fare la vostra tesi di laurea o i progetti associati ad alcuni degli esami. Maggiori informazioni le trovate sul sito del corso di studio, ma se non volete fare troppa fatica a copiare i link dal video, basta cercare con Google Search Robotica Unipi e finite su questi video. In bocca al lupo, vi aspettiamo!